arriviamo con un grande progetto. Grande progetto cosa significa? Passione e incontrare persone, e anche persone che sono comunque o ex piloti o costruttori, di moto strane. Quindi la cosa bella che voglio trasmettere a tutti è la passione, quindi un incrocio di persone, emozioni, moto, stili di vita, di enduro, di alleisti, di cross e più ne metta. Veramente parlando di viaggi e della passione per la moto, per cui ho veramente l'onore di presentare un partner nostro che è Enduro Republic. Siamo a Grazzano Visconti, ma non per vedere il paese di Grazzano Visconti, ma oggi si parlerà di passione. Passione per la moto, quindi non voglio sentire distinzioni tra Harley Davidson, BMWisti, enduristi, qua si fa enduro, ma ci sono anche tante persone che vengono con la loro Harley Davidson. Per cui seguitemi ragazzi, qua abbiamo le nostre moto, siamo arrivati, quindi solito discorso dell'altra volta, vecchia scuola e nuova scuola, si incrocia iniezione e carburazione, come leggete sul cartello, sul muro di questo bellissimo posto. Entriamo ora a Enduro Republic. Cercherò di spiegarvi il posto recentemente con il fondatore di Enduro Republic, Lorenzo. Lo andiamo a cercare. Lorenzo! Sì. Eccolo! Anche se siamo in questo, anche se siamo in questo periodo con... Allora, come sta? Beh, ma siamo a un metro, siamo a un metro di distanza, non ci salutiamo. Anzi, siamo oltre il metro di distanza. Certo. Quindi. Per cui ci possiamo togliere un attimo la mascherina e riuscire a parlare di questo bellissimo posto. Come ho detto prima, Lorenzo è il fondatore di Enduro Republic, do a lui la parola perché questa è l'entrata e ci spiego un attimino com'è la situazione. Guarda, Enduro Republic è un nasce dentro una vecchia falegnameria dove siamo adesso, sì. È uno dei complessi produttivi di Grazzano Visconti che nasceva come borgo di arti e mestieri. Poi ovviamente l'artigianato verso la fine degli anni 80 è scemato, questo posto è rimasto abbandonato fin da allora, fino a quando siamo arrivati noi e ho visto l'interno che tra poco vi mostreremo e ho trovato un paio di matti, sì, che mi hanno seguito subito e abbiamo detto facciamo la Repubblica dell'Enduro, cioè il posto che non esiste ancora, il posto dove l'endurista possa praticare la propria passione in maniera semplice, veloce, senza sprechi di tempo. Perfetto, e questa è passione. Quello che ho sempre detto non è il discorso, e lo ripeto mille volte, della marca, quelli che vanno con le Harley Davidson, quelli che vanno con i BMW, è la passione vera che qua si sente per la moto. E qua lascio la parola un attimo ancora a Lorenzo per spiegare lo spogliatoio, sì, le cose che ci sono, i servizi che offrono, in modo che poi andiamo avanti, perché è veramente tanta roba, ma tanta roba. Allora, intanto l'endurista, che poi ha varie declinazioni di sport, è uno sport molto ampio, dall'enduro si può passare a fare viaggi fuori strada, in giro per il mondo, fuori ci sono le moto che sono appena tornate dall'Etiopia, dove abbiamo, sì, fatto una spedizione a febbraio, e quindi non è solo uno sport, è un modo di viaggiare, un modo di esplorare, poi ha anche una sua declinazione agonistica, quindi campionati del mondo, rally, i rally più famosi, la Parigi-Dakar, che ora si chiama Dakar, insomma c'è un mondo dietro al fuoristrada molto molto ampio. Quindi Enduro Republic nasce alla fine del 2017 come idea di far praticare lo sport a chi non è, a chi non abita vicino, sì, certo, alla volatiera, in modo da poter far lasciare la moto qua da noi, da potersela lavare, da poter avere uno spogliatoio e poi anche una clubhouse. Da qui è nata, ma era nata come abbiamo un meccanico che magari ci viene a aggiustare le moto ogni tanto, era nata molto sotto forma di, chiamiamolo motoclub, non siamo un motoclub. In realtà le aziende con le quali abbiamo parlato di questo progetto ci hanno dato un riscontro che non ci aspettavamo, quindi con molta umiltà abbiamo seguito quello che ci anche loro indicavano e abbiamo costruito questo. Questo è in sostanza uno spogliatoio, che è il posto dove ognuno si può
sì, spogliare, può cambiarsi, ha il suo armadietto dove tiene la sua roba, gli spazi per i borsoni, vedi, poi è stato, queste sono tutte le mie paranoie, sì, quindi è stato studiato in tutti i particolari, tutti i particolari, esatto, perché è il particolare che fa la differenza, c'è un cavolo da fare, esatto, e quindi questo è lo spogliatoio, adesso lo vedi un po' in disordine perché stiamo riaprendo, quindi piano piano ci metteremo in pista. Questi erano i vecchi bagni della falegnameria, dove gli operai si cambiavano alla fine del loro turno, li abbiamo mantenuti identici, li abbiamo sistemati. Allora, che bello, cioè, anche in particolare. Sì. Io amo la vecchia scuola, per cui guardate i particolari dei tubi delle docce, cioè, guardate i rubinetti. Sì. Perché l'industria. Misto moderno e vecchia scuola, perché guarda, da lucina come ci sono quelle sulle armi del motore verde e flow che sparano, e guardate in cavolo gli rubinetti, guarda la meraviglia. E il turista quando si deve lavare si deve lavare. Non è che può star lì a. Cioè, il fango devi toglierlo. Perché comunque avete sentito, cioè, quando si usa la moto per andare al bar a fare i fighetti. Etiopia! Etiopia! Ecco perché il nome è qua! Si viaggia, ragazzi! Meraviglia, meraviglia! Allora di qua abbiamo invece un'area dove il nostro magazzino è un'area abbigliamento, sì, un'area abbigliamento per cui chi viene e non ha la moto, quindi sta iniziando, questo è un posto perfetto per iniziare a capire cosa è il fuoristrada. E cominciare ad avere la passione. Esatto, non vedi i caschi perché adesso li abbiamo mandati a sanificare, ci sono gli stivali, ci sono anche gli stivali da bambini perché noi abbiamo l'idea di trasferire questa passione ai ragazzi in modo che non si rimbambiscano davanti a sto telefono maledetto. Bravo, perché la passione ce la trasmettono prima di tutto a noi bambini, perché se riusciamo a vedere le cose con gli occhi dei bambini, qua veramente ritorni bambino. Io l'ho detto tante volte, quando io andavo con mia nonna a comprare le giuggiole che proprio sbavavo da bambino con un'emozione enorme, oggi mi sento nella stessa situazione per un'altra cosa che mi fa tornare bambino. Poi quando vedi passare una moto i bambini sono sempre lì a salutare col sorriso, per cui vuol dire che la sentono e questa passione ce l'hanno dentro, quindi complimenti a Lorenzo. Grazie. Per trasmetterla. Grazie. Facciamo vedere l'officina? Sì, certo. Sicuri? Siete pronti? Occhio che qua andiamo pesanti. Allora facciamo una apertura. Qua andiamo pesanti, entriamo nell'officina di Enduro Republic. Allora, questa è il sogno vero, adesso lo spogliatoio, sì, ma questo è il sogno vero, cioè il sogno vero come si evolve. Si evolve così: io ho la mia gabbia, tengo la mia moto, tengo la mia attrezzatura, i miei ricami, la mia attrezzatura magari da rally, il mio porta roadbook, tutto quello che voglio. Dentro la mia cassa, e questa è un'altra delle mie pazzie. Ma tanto siamo matti, caro. Questo è il nostro caro amico Mario. Abbiamo la moto da enduro, gli stivali, per cui che cosa fa lui? Finisce di lavorare, viene qua magari il venerdì sera, ci facciamo una birra di là, mangiamo di là, dorme qua in zona, a breve avremo il bed and breakfast. La mattina, il sabato mattina prendiamo e andiamo a girare per volatiere. Oppure c'è chi arriva col GS, va a fare dei giri o con le bicilindriche, va a fare dei giri on off. Quindi il discorso della gabbia era una delle mie porno esperienze, perché l'avere una gabbia, quando è arrivata la prima, io ci volevo dormire dentro la gabbia. Ho detto la stessa cosa prima, cazzo, io ci dormire. Esatto, me la sono allestita con la motosega, perché poi comunque teniamo aperti i sentieri e tutto quanto, motosega, segacci, paniche, cose. E il tuo piccolo boss. Il tuo boss che qua ti costa poco, in città ti costa tanto, qua è comodo, non devi fare niente, e soprattutto torni, la moto è infangata, tu sei stanco, devi tornare normalmente alla famiglia perché qua la barba bianca c'è, e quindi il tuo tempo non lo devi sprecare a lavarti la moto per un'ora e mezza, durante la settimana a portarla dal meccanico perché comunque qualcosa in volatile è successo. Sì, sì, sì. E così facendo, ed è questa la cosa che veramente non esiste, è io faccio solo il bello dell'enduro. In
infatti era una cosa che volevo scrivere lì sotto il nostro murale. Solo il bello dell'enduro, cioè vengo qua, prendo la moto, mi cambio con i miei amici, vado a farmi la mia bella giornata, torno con tutto con me. Che poi non è solo secondo me un discorso di comodità, cioè un discorso proprio di viverlo a pieno. E tutti i miei video dove dico non avete tempo per fare le cose, cercate di dare più tempo alla vostra passione, sicuramente in questo modo, togliendo tempo che porti la moto dal meccanico, tempo che devi lavarti la moto e tutto, con questo diciamo sostentamento di tutta la situazione avrai sicuramente più tempo per goderti la tua passione. Quindi altro punto a favore per il pazzo Lorenzo. Adesso arriveranno altre 9 gabbie, sono pronte, sono in verniciatura, le metteremo una sopra l'altra, perché l'altra idea ovviamente... Devo di vedere saltare dall'altra gabbia. Sarà avere il l'officina murata di gabbie, il moto. E questa c'è proprio l'idea di avere l'officina murata di moto. Certo. Avrà un sistema, quindi una piattaforma con la quale tiriamo giù le moto degli appassionati, quindi uno ci chiama il giorno prima, dice domani vengo a girare, benissimo. Preparata, perché l'ha lasciata il sabato, l'ha lasciata la domenica, lunedì va a lavorare e lunedì noi qua gli sistemiamo la moto. Certo. Quindi hai rotto la leva, hai piegato il manubrio, anzi speriamo che tu non abbia piegato il manubrio, perché vuol dire che hai tirato un anno d'ora da sera. Una botta che non è solo il manubrio. Esatto, comunque è un problema di leveraggi, cuscinetti. Poi c'è tutto un altro qua, questa è la base. Poi parte invece tutto quello che ci sta attorno, che sono dai restauri, quindi chi vuole, e lo vedremo poi di là, chi vuole risistemarsi la sua vecchia moto, chi vuole fare un viaggio, chi vuole stare via 2 giorni con la tenda. Eh sì, qua vecchia scuola e nuova scuola, ragazzi. Vedete, il bello poi di restaurare. Qua io la prima moto che avevo era il KGV, non so chi se la ricorda, per cui sono nato con queste cose. E se le ritrovi, io avevo ritrovato l'anno scorso, dovevo mettere a posto il Fantic, il Cavaliere. Sì, beh, un sogno. Cioè sono le cose che poi quando da piccolo riesci ad avere, perché ormai abbiamo 50 anni, ragazzi. I veri figli a scuola avevano il Cavaliere. Eh sì, c'erano i paninari, esatto. Con il Cavaliere, il Califone, esatto. In America. Ascolta Lorenzo, queste moto che vediamo qua? Le moto che vediamo qua un po' sono dei nostri clienti, sì. E una piccola flotta è la nostra, per chi magari ha la moto rotta e non può usarla, per chi sta iniziando e soprattutto per una cosa che è sempre stata difficilissima. Io vengo da quasi ormai 15 anni di motoclub, sono stato presidente di un motoclub che mi ha aiutato anche tanto nel affrontare delle sfide, perché gli amici poi ti aiutano a superare un po' il gradino che è un tuo ostacolo. Quindi ho fatto cose grazie ai ragazzi che da solo non sarei mai riuscito a fare. Sono stato presidente di questo motoclub e la cosa che facevo fatica era trasmettere la passione a chi non ce l'aveva, perché... Bravo, uguali! Ci siamo trovati, ragazzi! Ascoltatelo davvero, quello che dico sempre anch'io. È così duro. È difficile. Specie nel fuoristrada, perché io non è che vado da uno e gli dico mi presti la moto che sabato voglio portare un mio amico, e tutti questi miei amici mi dicevano, gli altri amici non quelli del motoclub, amici di una vita, amici dall'elementare, dicevano che bello l'enduro, ma quando possiamo andarci insieme? Io ti porterei subito, ma come faccio? Devo trovare una moto. E quindi diventavo matto. Qua invece finalmente abbiamo le moto a noleggio, tutta la gamma Husqvarna, qua stiamo parlando dei monocilindrici ovviamente, tutta la gamma Husqvarna, che serve sia per chi ha voglia di provarsi il nuovo modello, sia per chi vuol portare il suo amico d'infanzia a fargli capire che cosa significa fare in giro. Certo. E poi se guardate sempre la sua pazzia, c'è scritto Enduro Republic dappertutto. Sì. Husqvarna non lo vedo. No, certo. Questi sono i particolari, perché poi la vita è fatta di tantissimi particolari. Come c'è Husqvarna. Se voi guardate, esatto, se voi guardate la mia moto e state lì, se ci passate un'ora vedete delle cose, un'ora e mezzo altre, per cui è veramente una costruzione dei minimi particolari, come tantissimi particolari ci sono qua. E poi se guardate lì, se riesce a inquadrarlo, c'è anche una Vespa. Cioè, sì. Qui stiamo parlando della passione della moto, non stiamo parlando della divisione di categorie di motociclisti. Questa è la vera passione. Esatto. Questa Vespa arriva da Renzo, un nostro repubblicano doc. Aveva una Vespa in garage, ci ha detto ma fate anche restauro? Certo, facciamo restauro. Noi amiamo la moto in tutte
tutte le sue declinazioni, certo. Quindi te la restauriamo e ci ha onorato col fatto che l'ha fatta bere le palme. Anche lì! Veramente godere. Certo. Ascolta, poi io ho visto la storia anche del passaporto che avete fatto, no? Sì, abbiamo fatto un passaporto per i nostri, chiamiamoli così, clienti, amici più affezionati. È un modo per anche dare veramente anima e sostanza alla Repubblica. Sì, assolutamente. No? Per cui ci sarà, scusa, mi sto interrotto, un passaporto di Indurre Fabio per il 90 particolare. Beh, direi di almeno, sì. Almeno questa, porca di una adesso te lo faccio vedere, adesso lo tiriamo. Ah, sì? Uno allora, dei passaporti. Vabbè, perfetto. Il passaporto unisce gli appassionati, che i nostri più assidui frequentatori. Ricevono le informazioni sui nostri eventi, sono quelli che sono qua tutti i weekend, diciamo così, e organizziamo una cena una volta al mese dove parliamo dei programmi, dove parliamo della nostra attività, e il passaporto ovviamente poi anche dal punto di vista commerciale cosa permette di avere degli sconti particolari che solo i passaportisti possono avere. Cioè, è anche una cosa secondo me proprio di farsi, cioè, di far sentire le persone come una famiglia, cioè, per cui passione, trasmettere la passione e avere la famosa famiglia che io parlo sempre di gente vera su cui puoi contare. Mi sposterò un pochettino più in là e guardiamo la clubhouse, stavamo parlando di famiglia, penso che sia la cosa migliore. Se volete anche un attimo andare a un quadro all'officina, cioè a livello proprio di... L'officina, è bene dirlo, qua adesso non vediamo ancora i cilindrici, li avete visti forse stamattina, le moto che sono tornate dall'Etiopia. Adesso non ci sono, ma saranno poi da noi. E il nostro fine 2021, vedremo anche come vanno le cose. E fine 2020 e 2021, sì. Sarà molto improntata sui viaggi, sull'istruire gli appassionati ad andare fuori strada con moto grosse, perché significa dargli la libertà di fare, sì, un viaggio, affrontare anche una strada sterrata. Quindi andare anche in posti dove normalmente non andrebbero, ma banalmente il deserto di Zagreb in Corsica diventa una meta accessibile se tu sai manovrare, sì, 240 kg, certo, fuori strada. Certo. Comunque anche, se avete sentito le parole, 2021 si viaggia! Ricominciamo! E basta stare chiusi! No, mi volevo dire, guardate l'officina perché è messo in un modo apposta, i ponti che salgono, cioè è assolutamente preparata al massimo, è una grande. Allora, aspetta un attimo che proviamo, sì, così può vedere se funziona. Oh, mi tiene, eh? Anche mi fanno restauro oggi. Ci tiene. Allora, l'officina, abbiamo avuto la fortuna anche e con l'impegno di diventare service autorizzato BMW. Quindi è un'ulteriore sfida, perché ovviamente da come eravamo partiti, sì, capisci bene dove stiamo andando e l'impegno che ci vuole. Comunque siamo diventati pochi mesi fa service autorizzato BMW, adesso cercheremo di promuoverlo ovviamente il più possibile. Abbiamo Fabietto che volevo presentarvi. Fabietto, vieni fuori un attimo. Abbiamo Fabio che è il nostro responsabile officina BMW Motorrad, una vita nelle Harley e una vita... Ah, una vita nelle Harley? Sì. Ti abbraccio! No, non posso, non metto, virtuale. Comunque tanti anni in Harley e poi tanti anni anche in BMW. Vedete come si incrociano le cose? Sì. Harley, BMW, sempre unicamente passione. Assolutamente sì, assolutamente sì. E adesso ci stiamo riaprendo, ci stiamo riorganizzando, stiamo ripulendo dopo 2 mesi di chiusura. In questo momento l'officina è aperta, è l'unica che può essere aperta, e speriamo poi per fine maggio di riuscire a riaprire, seconda metà di maggio di riuscire a riaprire anche la scuola e la clubhouse, sì, ovviamente. Così finalmente vediamo se possiamo fare dei piccoli incontri che stavamo parlando prima e partecipare a tutti i progetti e farvi conoscere veramente di persona tutto quello che state vedendo adesso in televisione, perché altre cose non si possono fare. Poi il nomade che vive sulla strada stando chiusi con una cascina, faccio vedere io che voglio ho. La prima volta che esco una di queste moto non appoggio neanche la ruota dietro, proprio volo. No, non ce la faccio più, guarda, io oggi sono contentissimo perché è il primo giorno veramente che possiamo fare dei servizi all'esterno, per cui ho proprio il cuore a manetta.
Entriamo nella clubhouse, stavamo parlando di famiglia. Entro a prima lui, così la spiega. Questa è la clubhouse di Enduro Repubblica. Allora, anche qua state male, occhio. Allora, questa è l'idea forse più affascinante di Enduro Republic, perché è un posto dove mangiare, dove chiacchierare, dove discutere, programmare i propri viaggi, ma soprattutto quello che ti faccio vedere adesso, ovvero sia il posto dove mentre mangio e mi bevo la mia birra guardo il mio meccanico, del quale mi fido, che sta sistemando la mia moto. Non solo, ma io da qua vedo da dove siamo partiti, quindi dalle moto d'epoca, oppure moto che hanno una storia, poi ve le racconterò. Vedo dove stiamo andando, quindi le moto nuove, moderne, quello, le evoluzioni. Adesso non vedi un GS, ma vedrai un GS. Dal passato al futuro, cioè tutta la strada. Da dove nasce la passione per il fuoristrada? Alle pareti ci sono tutti i miei personali omaggi a quelli che sono stati dei miti per me, Orioli, Terruzzi, Sala, i grandi campioni dell'enduro, di quello che una volta si chiamava regolarità, Taiocchi, Brissoni, e parte delle moto che sono state usate nelle competizioni, parte delle moto di appassionati che possono tenerle da noi, che possono venderle tramite noi, nel senso che quell'SVM, che tra l'altro è di un caro amico, adesso non che glielo vogliamo vendere, ma lo volesse vendere, il mio desiderio sarebbe che questo diventi un mercato dove arriva l'appassionato, vede la moto, dice ma è in vendita, sì certo, quindi si innesca uno scambio, una mostra mercato permanente di moto d'epoca dove appunto si possono vedere varie moto. Noi alla fine di ogni mese facciamo la vintage free ride di enduro con le moto pre-84. No, tutto vecchia scuola, cioè. Pre-84, quindi tiriamo fuori le nostre moto, andiamo a farci una girata ad hoc per le vecchie moto che devono essere trattate comunque con cura, quindi selezioniamo dei percorsi giusti e poi torniamo qua e premiamo la più bella. 10 partecipanti, questa è un'altra delle nostre attività e qua puoi vedere dei bei pezzi, comunque sia appunto come dicevo un SVN, prima c'era un Kramer 500, qua c'è un Hercules, un Husqvarna meravigliosa, di là una Yamaha, tutte moto appunto delle nostre passioni di quando eravamo ragazzini, giocavamo la barba bianca. No, poi la cosa bella è che in ogni posto, se tu guardi, c'è pieno di moto, per cui per una persona come me adesso mi faccio dare le chiavi e vengo qua e comincio a dormire sul pavimento, perché pensate alla figata, quando tu entri vedi tutte le moto, guarda questo angolino della Bidirosa, di Vanni Rotti che racconta l'esperienza della moto, sono stanco, mi stanno rovinando la moto, vaffanculo, mi metto qua e se voglio faccio un sonnellino fino a domani. Sicuramente parlando di passioni, di moto, bevendo birra, il sonnellino è sicuro fino a domani, perché con la moto, ragazzi, ma non ti dico, non toccate mai l'alcol, solo quando incontrate gli amici in una clubhouse potete spaccarvi bere quello che volete. Questo lo diciamo sempre, anzi questo posto serve proprio a quello, a tornare da una bella girata di enduro, sì, che condividere la passione, buttarsi giù, quindi esatto, l'emozione della strada, esatto, insieme e qua, la birretta, la birretta e parlare delle esperienze di come si ha vissuto l'esperienza, certo, di certo. Raccontarsela d'inverno col camino acceso. Questo angolo, tra l'altro, hai toccato proprio uno dei miei punti più dell'angolino, perché quella è la pazza anche quella. Non so se la vedi, prova a fare una volata un attimo là. C'è la bacchetta, guarda, meravigliosa, meravigliosa. Guarda ogni angolo. Poi dicono che io sono un pazzo per come ho fatto la moto, no? Cioè, se avessi un posto così da fare divento completamente matto proprio. Sì, sì. E qua abbiamo passato veramente delle belle serate, delle belle giornate. E poi sono i ricordi, sono tutte le emozioni che si mischiano, no? La mia idea è
e adesso la metteremo in pratica, è di avere non solo delle moto d'epoca qua dentro, ma anche delle moto che hanno una storia e che vengono girate poi ogni sei mesi, ogni anno, una storia raccontata anche nelle immagini, sì. Quindi storie di moto che hanno viaggiato, come poi quel cap che ti farò vedere, ci sarà la storia dell'Etiopia, ci sarà una grande serata, adesso vedremo anche quello che riusciremo a fare, certo. Dove racconteremo, ci saranno tutte le moto che abbiamo usato, con tutte le foto. Dai, che bello mischiare queste esperienze, ragazzi, mamma mia che felicità. Adesso stoppiamo un attimo il discorso delle BMW e tutto, perché io ho visto che c'è dentro anche un Harley e mi sa che adesso ve la facciamo vedere. Quindi, Harleyisti con me e vediamo che abbiamo. Vai Lorenzo, presentalo tu. Allora, Max Brun. Il motivo per cui ho sposato mia moglie, no, è il motivo. Oltre che essere mio suocero, perché quando quando Davvero? Sì. Allora facciamo uno scoop della mano. Facciamo uno scoop. Come la Barbarella! Allora, mia moglie, Carolina, quando l'ho conosciuta, ci siamo conosciuti a Milano, in tutt'altro contesto. Sai, no, sono appassionato di enduro e piacerebbe molto fare il faraone, il rally dei faraoni in quel momento, non lo so, però sono un sacco di dubbi e poi dice, ah, ma il faraone? Dice, sì, lo conosci, sai, non è che tutti, anzi pochissimo, dice, sì, sì, faraoni e poi magari facevo il Marocco, ah, ma mio padre ha fatto il Marocco da tanti anni, dico, no, scusa. Ma davvero? Cioè, questa è una coincidenza, sai, o no, è proprio il segnale? No, no. È stata sì sì, mio padre è un durista, rallyista, ha fatto harleyista, gli ho detto, ma stai scherzando o mi stai prendendo? No, davvero, è Max Brun e dico, cazzo, ma vabbè, vuoi sposarmi? Ah, subito! Certo, okay. Perché non vedeva l'ora di vederti per chiederti la mano. Non era per chiederti la mano. Esatto. No, è bello che andiamo in moto anche insieme. Esatto. No, il sabato usciamo insieme. Poi questa cosa qua l'abbiamo fatta, è un'idea sua, ma l'abbiamo fatta insieme. Esatto. Io lo supporto molto. Lui è uno dei due matti che mi ha dato una mano, ovviamente, nel costruire questa cosa. È uno dei due soci, degli altri due soci di Enduro Repubblica. Perché è la passione. L'altro Andrea Buglioni. La passione che viene la passione. In questo momento non c'è, sì. No, ma anche perché poi noi abbiamo la casa qua, quindi abbiamo anche pensato questo posto levando tutte, cioè cercando di tenere la parte bella dell'enduro e levando tutte le rotture di base. Lavati la moto, mettiti a posto la moto, no, infatti, la comunità che serve sia per risparmiare e quindi alla fine della fiera tu arrivi qua, molli tutto, ci vediamo la settimana prossima. Se no arrivi a casa, la moglie, no, cos'è il fatto? Tra gli impegni di famiglia e gli impegni di lavoro. Sì. Per non rinunciare alla passione è l'unica strada, penso, possibile. Qua per dire, visto che ci sono, parliamo di Harley, vai. Voi sapete che io sono stato con Carlo, fondatore della numero 1 e della numero 3, e con Carlo Talamo avevamo importato in Italia lo short track. Abbiamo ordinato 12 moto, di cui una è questa che era la mia, e l'abbiamo anche fatto io e Carlo lo short track, e l'aneddoto di questa moto è che la prima volta che abbiamo fatto lo short track l'abbiamo fatto al Motor Show di Bologna. Prima fila c'eravamo io e Carlo, che eravamo importatori, sì. Ricky Johnson e Scott Parker, numero uno, aspetta, numero uno e numero due campioni del mondo. Partiamo, io sono il più pesante di tutti, quindi parto, faccio la prima curva per voi. Carlo, che mi vede davanti, dice non è possibile che Max sia davanti a me, quindi fa la seconda curva a una velocità che era 10 volte quella che doveva essere, l'hanno trovato sull'albero. E si è rotto, e gli altri dopo la terza curva li ho persi, non li ho mai più visti nella vita, però c'è il filmato del Motor Show di Bologna dove io faccio la prima curva prima.
Assolutamente. No, no, poi vabbè. Questa volta Bianicolini numero uno, Taramo, c'è cioè, sì, la passione, l'amore della moto, io l'ho preso la prima moto, per cui. Lì, sì, sì, l'ho preso in Bianicolini, uno sponsor. Beh, l'Harley rimane passata come l'abbiamo fatta noi, che non eravamo concessionari di moto, così come principio anche questo è fatto da gente che non è professionista, cioè che di moto ne mastica tanta, perché ne ha masticata tanta in tutti i generi e in tutte le specialità, però non è fatta proprio da professionisti di moto, si vede. No, si vede la passione che si ci vuole, perché non è commerciale nel senso della, della gestione commerciale del negozio, del concessionario. Qua si tratta di passione, passione con persone che hanno sotto veramente i coglioni. Per qua una tribù, è diventata una tribù, la gente ci segue Lorenzo. Più che una repubblica, più che una tribù è diventata una repubblica. Sì, una repubblica. Uno stato indipendente dell'enduro. Assolutamente, fra un po' adesso lo facciamo. Lo possiamo fare, possiamo fare un'elezione, ci mettiamo tutti, lì, facciamo nomadi e enduro reparti. Tutte le tasse le abbiamo investite in moto e va. Chiudiamo, circolo chiuso e se volete entrare dovete fare il passaporto. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì. Ma è già un po' così. Sì, infatti ci tengo molto a dire, non siamo un concessionario, siamo un posto che eroga servizi, cioè servizi per divertirsi. Ah, anche la vendita di moto però. Perché... Facciamo, sì, vendiamo anche qualche moto, la vendiamo, ma la nostra estrazione è far appassionare le persone a questo sport, quindi al fuoristrada in tutte le sue declinazioni, e fargli praticare lo sport. Esatto, fargli vivere la passione, lo sport e la passione. La BMW se la vanno a comprare dal concessionario, poi noi la possiamo chiaramente mantenere, però il senso è, da noi vieni a provare l'esperienza, da noi vieni a fare esperienza, ad aggiustare certamente la moto, ma perché è un qualcosa che è un servizio organico, quindi hai tutto quello che ti serve. No, beh, sì. Poi un'altra cosa importante è che io prima certe volte andavo in moto con lui e certe volte andavo con i locali. Noi abbiamo degli istruttori federali, quindi adesso abbiamo delle regole, certo. E per esempio il locale va sugli sterrati a 400.000 all'ora, se vede le persone non rallenta, sì, no, poi deve essere anche un problema nel senso, cioè non è che si può prendere una moto e andare in un campo così in mezzo agli agricoltori, cioè. Ecco, noi tutte quelle cose che qua noi facciamo, ci facciamo voler bene, quindi c'è un lavoro, uno studio dietro anche, facciamo la pulizia dei boschi, ci facciamo dire quali sono i percorsi autorizzati e quelli non autorizzati, quindi diciamo che abbiamo portato anche un minimo di... Stretto un po'. Abbiamo stretto un pochettino, cioè sempre la moto non è che faccia piacere quando uno sta facendo la passeggiata, però noi rallentiamo molto, sì, lo fai con le regole per non disturbare, magari cerchiamo di farci cerchi di incrociare le cose, togliamo il casco, chiacchieriamo, devo dire la verità, non abbiamo mai avuto un problema uno con le persone che incontriamo, anzi alle volte mi vedono col portamotosega davanti al posto del faro, mi dicono che bravo, ma anche gli amici ciclisti, mountain bikers comunque sia, che io incontro in giro, ne ho incontrati proprio un anno fa qua vicino a Ponte dell'Olio, avevo la mia motosega montata davanti, loro stavano pulendo una parte del bosco, ci siamo incrociati per caso, ci siamo fatti i complimenti a vicenda, perché comunque amiamo questo territorio e ci teniamo a rispettarlo, ed è quello che cerchiamo anche di trasmettere ai nostri clienti. Infatti nessuno dei nostri clienti può andare in giro da solo. Solo scusami. Sì, questo quando ci eravamo conosciuti la prima volta me l'avevi detto. No, è una cosa giustissima. È come andare a fare sci alpinismo in montagna, se vai da solo rischi. In quel caso la valanga, in questo caso una badilata in faccia. Sono 20 anni che giriamo qua, diciamo che ci sentiamo piacentini di adozione, siamo onorati di esserlo anche. Vabbè, perché qua ci sono delle strade, delle vallate meravigliose, cioè. Però dal punto di vista... Ho imparato ad andare in moto qua, su Vicenza Bobbi, perché ho vissuto sempre qua a Rivergara, per cui quando cominci a fare enduro nei posti qua,
o con una moto normale, loro li avevano educati e per darli deviso su queste strade, queste curve, veramente le emozioni le senti. Pochissimo. Io volevo parlare anche un attimo di viaggi, perché se ci spostiamo un attimo di qua, ti rilascio. Ciao. Vai? Sì, ciao, sì, alla prossima. Ciao. Un piacere. Ciao. Se guardi un attimo il bancone, dove logicamente si spina la birra, vedi, si beve il caffè, per cui quando vedi la birra, siccome diciamo sempre, quando vedi non usare la moto, le moto che vedi sotto al balcone sono state chiuse apposta per evitare che ci salti su, prendendo due birre e te ne vai. Esatto. Questo è la serata. La serata... Cioè, ti siedi lì e c'è la moto sotto, ma guarda la meraviglia. Al bancone, con la tua birra, 8 linee di birra lì dietro, un simpatico oste che ti versa da bere. Simpatico oste, bellissimo. Simpatico oste, meraviglioso. Tu ti siedi qua davanti e si fai la tua chiacchierata e intanto ti guardi Orioli, Terruzzi e Picco, li abbracciati con la felpa Chesterfield, in una foto mitica, oppure ti vedi sotto Orioli senza più il cupolino davanti. Insomma, è uno spazio che deve emozionare e stimolare la fantasia. Ragazzi, io ci vivrei. Io proprio rimango a volte senza parole ed è dura, perché di solito parlo un sacco. Vorrei farvi vedere un altro angolo e vorrei fare due domande un attimo parlando di viaggi, che comunque è la nostra passione, perché come abbiamo detto prima, qui si va in moto, non si va ad andare in moto, si va anche lì per prendere sigaretta o bere il caffè, ma comunque si viaggia veramente tanto. Allora, questa è in realtà la zona, siamo partiti dal fondo, questo sarebbe l'inizio, è la zona dove accettiamo i nostri clienti dell'officina, quindi dell'officina BMW, e facciamo l'accettazione di tutti i clienti che noleggiano le moto e vanno in mulattiera a fare scuola, a fare training, sia mono che bicilindrici che ragazzi. Alessandro Tramelli, alla sua scrivania, è responsabile della scuola di Enduro Republic, quindi responsabile di tutte le attività didattiche, si occupa sostanzialmente sia sul campo, perché porta i nostri clienti, i nostri amici in mulattiera, cosa che facciamo anche noi, istruttore tecnico di secondo livello, certificato FMI, abbiamo tantissima carne al fuoco, adesso è al computer che sta organizzando un programma di due giorni in enduro, dove ci fermeremo a dormire in tenda, visto che chissà quando riapriranno gli agriturismi, speriamo il prima possibile. Stiamo studiando una possibilità di fare dei bei giri dormendo fuori, ma essendo fedeli alla normativa che attualmente è in vigore. Siediti, va, e parliamo un attimo di viaggi, facciamo impazzire. Da dietro poi si nasconde Stefano, che invece è un amico. Dai, non essere timido, vieni fuori! No. Che ci è venuto a trovare e chissà. E chissà. Tante cose possono nascere. Ok. Allora, parlavamo che qua si viaggia, quando io racconto i miei viaggi mi dicono, ma con la moto che hai, come hai fatto a sparare 300.000 km in 2 anni e mezzo? Come ho fatto? Perché è la passione della moto, che se uno la usa solo sabato e la domenica, ma questa non è una critica, perché di solito tra lavoro, responsabilità, famiglia, che comunque ogni persona si è scelto, per cui hanno sempre messo la passione da parte, per cui non è una scusa, ma è veramente il tempo che manca. Io quello che dico sempre, ho avuto uno shock enorme, che è stato un incidente, è stato più di 3 anni e mezzo in ospedale, per me è stata l'esperienza più bella della mia vita, nel senso che mi ha fatto capire da un momento all'altro quello che volevo fare, per cui ho seguito la mia passione, ho detto starò in viaggio 3 mesi, alla fine non mi sono ancora fermato e ormai sono 3 anni e mezzo, per cui non vivo sulla strada, nel senso che vivo sul marciapiede, viaggio in moto e la vivo a pieno, per cui non ho casa fissa, dove mi piace mi fermo di più, dove non mi piace vado. Fantastico. E viaggio, e per cui il fatto di essere qui oggi è perché c'è gente che viaggia, nel senso che fa i viaggi quelli
importanti quelli seri. Io sono stato su a Caponove, ho fatto giù il Kazak, sono stato in Libia, sono stato in Egitto, ho fatto tantissime cose con la mia bambina, ma Lorenzo, anche lui, veramente ha viaggiato e ne ha fatti tanti. L'ultimo, che ne ho parlato qualche volta, è il viaggio in Etiopia, e oggi, coincidenza che ci siamo trovati, sono arrivate le moto col container, per cui vorrei che ci parlasse di questo viaggio o di altre sue esperienze, perché deve trasmettere anche lui la stessa cosa che trasmetto io, cioè la passione. Volentieri. Allora, questo viaggio è un sogno che parte da molto lontano, ovvero sia l'esplorazione. Io sono sempre stato molto molto appassionato, prima che di moto, di esplorazione, quindi le grandi esplorazioni polari dei primi del Novecento, per citarne alcune, le esplorazioni africane, quindi il conoscere l'ignoto, il viaggiare conoscendo senza mente. Esattamente. Senza mente. Esattamente. Quindi nel 2015, dopo un po' di attività, non chiamiamola agonistica perché non ho mai fatto agonismo per il puro agonismo, ho fatto agonismo per provare delle esperienze. Dopo un po' di rally in giro, nel 2015, con un gruppo di cari amici sempre del mio motoclub, abbiamo deciso di prenderci 45 giorni, cosa mai fatta prima. 45! Oh! Esatto, 45 giorni tra Natale e i primi di febbraio, e abbiamo detto: sono i nostri 40 anni, festeggiamoli così, con una... È stato complicatissimo ovviamente, perché io avevo già famiglia, bambini, altri avevano lavori che li blindavano. Beh, insomma, abbiamo detto un po', si può dire, sì, sì, abbiamo detto vaffanculo, 40-45 giorni in una vita sono niente. E, anzi, il consiglio che do a tutti, ma su questo il nomade è sicuramente molto più bravo di me, è di considerare il tempo con un altro occhio, cioè 40 giorni per la propria vita si riescono a prendere, qualunque lavoro tu faccia. Noi eravamo in 6, ognuno aveva il suo tipo di lavoro, ognuno aveva i suoi problemi, ognuno aveva i suoi problemi personali, i problemi economici, perché comunque stare via 45 giorni non è una cazzata. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatto tutti, e tutti l'abbiamo fatta e l'abbiamo portata a termine. È stata un'esperienza di vita. Siamo partiti da Alessandria d'Egitto e siamo arrivati a Capo Nord in 45 giorni, abbiamo fatto circa 14.000 km, direi abbastanza a fuoco, perché sennò non si arrivava in fondo, e anche perché ovviamente non potevamo stare via 3 mesi, questo purtroppo no. Chiunque possa farlo, lo faccia, perché cambia la prospettiva. Sì, è la cosa del tempo, a parte... Tanti mi stanno dicendo: è una scelta estrema mollare tutto e continuare a viaggiare. Certo, ma è perché io mi sono tolto le responsabilità totalmente, quindi è una mia scelta di vita. Tutti dicono: come si fa, non dovete farlo, c'è una cosa da sentire. Qua si sta parlando di prendersi più tempo, e esatto, come ha detto giustamente, è se la mia passione è la moto, continuare a correre e non poter dar sfogo anche a una piccola parte di tempo, perché anche 45 giorni per un viaggio del genere non sono tanti. Se le persone, anche in coppia, perché sento tanti che si lamentano, la moglie, no, se gli dico sto via un mese e mezzo, ti dice: perché non stai via 3 anni, no, tanto che ci sei, no? Esatto. E quindi a quel punto, esatto, e sì, a quel punto, tanto che vai, stai via, esatto. Per cui no, perché se la moglie conosce e sa che ci si vuole bene, quindi si rispettano anche le passioni degli altri, e come dice lui, 45 giorni nella vita è tanto tempo per come siamo abituati a vivere, ma è poco confronto al nostro vissuto, perché comunque, esatto, io ho 50 anni e ho potuto farlo adesso, quindi se ci si sveglia un attimino prima ed è una passione. E poi penso che vedere quei posti che io ho visto, non ho visto l'Etiopia, non ho visto il discorso di Caponò, però vivere quelle situazioni sulla strada, sia in solitario come ho fatto io, oppure dammi le emozioni, cioè sei lì. È veramente viaggiare. Senza dilungarsi poi sulle emozioni che ti trasmette la moto, cioè, che tutti quelli che ci stanno guardando ben conoscono. Comunque sia, è la possibilità di fare viaggi transcontinentali, quindi attraversare un continente, dà anche un obiettivo. È un obiettivo di
dire ho raggiunto qualcosa di particolare, cioè non sono andato da Avi, ho viaggiato attraverso un continente, tra l'altro l'Africa, ma attraversarlo, esatto, che vedi cambiare 500 km, i tratti somatici, vedi cambiare le lingue, vedi cambiare la natura, gli usi, i costumi, vedi un cambiamento e insieme a questo cambiamento cambi tu. Incontri problemi, devi risolverli, hai paura, tante volte ne abbiamo avuta, non la paura che uno immagina, quella di essere assaliti, mai avuto un problema di questo tipo, mai. Hai paura magari di essere troppo stanco, di non riuscire ad arrivare in fondo, hai paura di esserti perso. In Africa non abbiamo mai avuto un giorno paura di essere aggrediti, per intenderci. Sì, ma non è quella, la paura che ti viene è della cosa della quotidianità, cioè abituati nella nostra zona di conforto, li siamo abituati a vivere, magari pieni di difficoltà, di cose da affrontare, siamo abituati nella sopravvivenza, cioè sappiamo che questa cosa capita in negativo e la sappiamo affrontare più o meno, cioè qui non rischiamo mai di più. Quindi la paura più che altro è la paura dell'ignoto, anche se io mi sono messo totalmente senza mezzi, tu avevi un punto lato più o meno dove andare perché dovevi ridurre nei termini di tempo, però da quel lato la paura è un'altra cosa, è riuscire sia a livello fisico che mentale a superare quello che incontri, perché bravissimo. È la cosa di prova secondo me più difficile, è esattamente perché anche quando io sono partito la paura mia non era sono da solo, chissà, mi danno una botta in testa, mi rubano la moto, no? Certo. La cosa era viaggio e ho paura sinceramente di come faccio, che sono diventato tipo tutto minimale di colpo, per cui c'ho solo una borsa con due magliette. Certo. Quando sono stanco che mi voglio spingere oltre, se non trovo un posto dove dormire, dormo sotto una pianta, non per cosa mi succede, riuscirò a riposarmi abbastanza per continuare ad andare. Sono tante cose per uscire dalla tua zona. Paure che normalmente non si conoscono. Non si conoscono. E quindi è per questo che io direi è quasi obbligatorio, poi uno dirà sì, è facile dirlo, ma dovrebbe essere obbligatorio per ciascuno di noi, soprattutto per i più giovani, ma si può fare anche alla nostra età e anche oltre, dovrebbe essere obbligatorio fare 3 mesi da soli o con un amico, con un paio di amici, altrove, viaggiando. Perché cambia le prospettive e ti permette poi di vivere anche meglio. Tutto, ma certo, perché ecco, il discorso è che tu sei abituato a vedere i posti in televisione, ormai vabbè, adesso parte che siamo costretti, per cui. Però tutti volevano andare in un posto e dicevano, cazzo, ma mi guardo il documentario di National Geographic o tutto, vedo l'Africa, che bella, di un giorno scenderò. E si ferma. E gli si ferma. Allora, la cosa è anche che se io ho un rapporto anche familiare, se riesco un attimo a prendermi quel tempo, che io mi sento veramente libero di potermi godere questa passione, che sia una settimana, 10 giorni, un mese, 2 mesi, ogni tanto quando sentiamo proprio la necessità e siamo capiti, torniamo talmente col sorriso che stai bene, che ti sei sfogato, che hai voglia di vivere, e quando tu stai bene con te stesso, arrivi a casa, il rapporto, boom, perché tu le emozioni le trasmetti. E adesso ti racconto un aneddoto. Comunque non è che è tutto facile, ovviamente. No. Allora, ti prendi 45 giorni dalla famiglia, significa che la tua compagna, la tua moglie, è costretta a organizzarsi da sola, per 45 giorni. Quindi non è stato facile. Quando sono tornato dal viaggio, la Carolina... C'è la valigia fuori! No, la Carolina era contenta, però si è sfogata, come doveva assolutamente sfogarsi. Ha preso il telefono in mezzo al ristorante e l'ha scagliato contro il muro. Perché è una donna molto forte. Però tutte le foto le avevi salvate. Sì, le avevo salvate. Comunque, sì. Adesso ci vogliamo bene. Sono stato via 45 giorni, comunque ci vogliamo bene. Non è stato facile, non lo è per nessuno. Non è stato facile dirlo in ufficio, perché quando ho detto sto via 45 giorni, ho detto come 45 giorni? Dico sì, è gennaio, un mese piuttosto tranquillo, ragazzi, organizzatevi. Socio, poi sai che c'è anche la cosa bella. Il mio socio è stato, ecco, devi avere anche dei partner, scusami. Ecco, sì. Devi avere dei partner di lavoro che siano un pochino lungimiranti, sì. E se non lo sono quelli sbagliati. Certo, esatto. No, poi la cosa bella a livello anche delle emozioni, che se tu viaggi in solitaria, perché è veramente difficile, e io sono partito poi nel mio viaggio con 5 persone, annullato poi tutti sulla strada, però ti dico, è veramente difficile
riuscire a trovare qualcuno con cui viaggiare, cioè io ho trovato mio fratello adesso che ama le moto, per cui ho capito anche cos'è la condivisione, la bellezza di condividere la passione, perché se tu vivi le tue emozioni da solo, ok, sono le tue, sono lì. Però è sempre come se mancasse quella piccola cosa da riempire, perché è come se si amplificasse l'emozione, quando un altro vedi che ha la tua stessa emozione in quel momento. Cioè, assolutamente. Per sì. Quello che io dico, stai condividendo la felicità. E tu pensa alla fortuna, perché tanta gente ce l'ha, e spero di trovarla anch'io, di trovare veramente una donna che ami la moto come l'amo io, certo, che sale e la puoi condividere. Lì secondo me sarebbe una passione in un rapporto da wow! Un miracolo, certo, no? Certo. Per cui c'è veramente la cosa della condivisione, è una cosa meravigliosa, e un gruppo che avete fatto per andare, penso che vi siete uniti, è successo di tutto, con alcuni ci siamo uniti tantissimo, con altri ci siamo persi di vista, perché e pensa che sono all'inizio partendo pensavo magari l'opposto su certe persone, sebbene ci conoscessimo da tanto tempo, lì impari veramente a conoscerti. Certo. Tanto, tantissimo. Certo, perché c'è il confronto, magari nella vita reale lo vedi in un modo, l'affare della passione assolutamente lo ed è una grande esperienza per un uomo, che significa pesare le persone in una certa maniera, in una maniera un po' diversa dal solito, con un occhio più attento, con un occhio più riflessivo, non essere impulsivi, che non vuol dire non avere passione con le persone, no, però significa che tu non conosci una persona veramente fino a quando non ci hai fatto qualcosa di veramente importante. E poi la stessa cosa secondo me che vai al di là delle apparenze, perché una condivisione del genere, cioè in un viaggio così, quando si scazza si scazza, o si scoppia o si tiene dentro, sì. Infatti io quando anche vado in giro, che vabbè poi io sono conciato diverso da lui, da ragioniere, lui invece un disgraziato, arriviamo a uno, un disgraziato, no? Tra tatuaggi, cose tutte, no, appena mi vedono che entro in un paesino, magari dove ci sono tutti i vecchietti, sì, no? Sì. Si bloccano tutti, ma non parlano, in silenzio. Certo. Poi appena gli faccio il sorriso, una battuta, boom, cominci a non guardare più l'apparenza, okay. E cominci a parlare delle esperienze di viaggio, gli fai due complimenti sulla terra, su ste cose. Detto bene in un paesino, perché se tu arrivi a New York, non gliene frega un cazzo a nessuno, anzi, perché? È proprio questo il discorso di viaggiare, è che ti apre la mente, per cui se arrivi tu che sei tutto tatuato non è un problema, se arrivi nel paesino ovviamente ti vedono come chissà chi. Infatti io nel mio viaggio ho tolto tutte le grandi città, perché tanto ho detto che cazzo, cioè, saranno meravigliose, avranno il fascino anche loro, però certo. Tra centri commerciali, negozi che vedi dappertutto, il traffico, non è il rapporto umano. Io ho detto, se vado a Vienna, vado in un paesino vicino a Vienna e mi metto lì. Poi in Vienna ci faccio lavorata, me la attraverso perché la voglio vedere, però io partivo alle 8 di mattina, alle 5 di pomeriggio, quando più o meno ho fatto 400 km, mi fermavo in un paese sconosciuto e dicevo, adesso mi fermo qui. Fantastico. E conoscevo le persone, certo. Quindi mi conosci in un paese piccolo quello che fa la gente, magari i mestieri vecchi, mi mettevo a fare la partita domino con i vecchietti, si raccontavano le esperienze del posto, ti capivi, non ti capivi, ma è una cosa meravigliosa. Però ti dico, in tutti i posti dove sono andato ho sempre trovato qualcosa. Sono arrivato fino in paesini dove non c'era un ristorante aperto, un bar aperto, c'era solo una vecchia trattoria che non faceva da mangiare, parlando dopo un'ora, ti giuro, hanno cominciato a scendere le luci dal piazzetto del paese che hanno chiamato quello del comune, ma ci vivevano lì 30, sì. E tutti che hanno messo fuori un tavolo con delle cose da mangiare, è diventata una festa di paese. Fantastico. Ma delle cose, tante Fantastico. Cose che sulla strada sono veramente state meravigliose. Fantastico. Comunque, l'abbiamo presa molto alla lontana. Abbiamo attraversato quindi l'Africa, dopo questa cosa che era nel 2015, nel 2017 è nata Enduro Republic, forse senza quel viaggio non l'avrei mai fatto, non avrei mai avuto il coraggio di buttarmi. È nata Enduro Republic e un mio sogno era tornare in uno dei paesi che mi hanno lasciato il segno, che è l'Etiopia, paese straordinario, macchina del tempo, perché è come tornare indietro di 150 anni. È molto simile all'Italia in certi aspetti, anche, come ti posso dire, non solo somatici delle persone, hanno dei lineamenti molto, molto delicati, molto eleganti, sono molto sorridenti, e c'è stata anche una storia italiana in Etiopia, se ne vedono ancora i segni, le persone
quando dici che sei italiano ti accolgono, quindi immaginati poi in realtà il vero italiano, il vero soldato italiano che cosa ha trasmesso poi in realtà rimanendo lì. Quindi, ah sei italiano, ah ma dai, qualcuno ti fa la battuta, ah ad Adua ve l'abbiamo date, ma nel 1890 e qualcosa, è vero, però abbiamo incontrato una disponibilità, una propensione a conoscerti, a salutarti, a capire chi sei, da dove vieni, e abbiamo attraversato un paese che in realtà è indietro, non sto scherzando, di almeno 100 anni, e lo dico nell'accezione positiva dell'essere indietro, cioè è ancora un tesoro protetto, chissà se i cinesi che adesso stanno iniziando a fare infrastrutture in tutta l'Africa e anche in Etiopia non faranno sì che questo progresso sia immediato, perché sarà un disastro, perché c'è un'economia e un modo di vivere che è millenario. Ogni famiglia ha il suo spazio, ha il suo terreno che coltiva e vive del proprio... quello che ho detto, magari si torna così anche qua dopo la storia del coronavirus. Esatto. No, perché abbiamo esagerato, cioè, sì, la tecnologia, abbiamo rovinato troppo la natura, cioè siamo arrivati a un limite adesso senza fare polemiche. Assolutamente sì. E poi torniamo, ma è proprio il discorso di aver esagerato, per sì, cui se ci mettiamo nella testa, cazzo, l'allenatore ce la sta facendo pagare, dobbiamo ritornare a quello, cioè noi abbiamo 50 anni, mi ricordo quando andavamo a casa dei nonni, sappiamo lavorare la terra, sappiamo fare delle cose. Oggi come oggi, assolutamente queste cose purtroppo i ragazzi non le sanno. No. E la cosa brutta è proprio di questa chiusura con la televisione, con i social, con il computer, che se domani mattina davvero io dico, pensate se non esiste più niente, no? Cioè togli la luce, solo quello. Sì, sì, togli sì, il fatto che non c'è più l'economia, quindi devi riuscire a coltivare per farti da mangiare, il tuo osso, il tuo pozzo, chi è capace? In Etiopia sono capaci perché lo fanno da millenni e sono felici. C'è una povertà estrema, ma lo tutto. Secondo il nostro canone, in realtà c'è una ricchezza enorme, c'è una ricchezza enorme perché sono tutti sorridenti, sono tutti felici, davvero, non sto scherzando. Perché hanno tutto lì. Dove serve? C'è tristezza. L'hammer, il telefonino, continuare a cambiare televisione. Lì hanno tutto, si sostengono con la vita, con le loro cose, per forza sono felici. Esatto. Non hanno visto quello che è il progresso, che poi chiamiamolo progresso, quello che è successo. Assolutamente sì. Ecco, ognuno, devo dire, ha il telefonino. Ognuno ha il telefonino. Il telefonino prende ovunque. Questo cosa significa? Che è l'inizio di una tecnologia. Esatto. E certo, non si guardano, pochi guardano i social, ma ce li hanno anche loro, lo usano come strumento di comunicazione, come facevamo noi fino a poco tempo fa, i primi. Esatto. E quindi sta cambiando, è un paese che va visto prima che si trasformi, e la trasformazione, ti dico, io sono stato nel 2015 e adesso siamo tornati con la nostra flotta di GS, siamo tornati a gennaio 2020, sono passati 5 anni e ho già visto trasformazioni. Ho già visto un cambio. Sì, ho già visto un cambio. Soprattutto quello che io detesto, cioè hanno asfaltato delle strade che prima erano sterrate. Poi per un endorista che si aumenta l'asfalto, lì c'erano anche i coglioni. Dove devo andare a fare il veloce da luna? Penso che abbiamo sparato un po', quando arriviamo a 5 minuti prima dell'ora me lo dici. Okay. Ok, quindi allora, ultimo discorso che volevo fare. Abbiamo trovato una persona che condivide le nostre passioni, quello di cui parliamo sempre. Io lancio una cosa, un'altra sfida, per cui se mi seguite con tutto quello che noi stiamo facendo, io direi a tutti veramente di seguire sia il Muro Repubblico di Lorenzo che seguire il Nomade. Grazie. Le nostre strade sicuramente si incroceranno, quindi questo spero che sia un grande punto di partenza. La sfida che io do è che voglio portare tutti gli alleisti che mi seguono, perché il 90% io parlo con gli alleisti, di venire con me in questo mondo, anche perché non solo per conoscere tutto quello che fa Lorenzo, ma perché ho voglia, veramente, sentendo la passione proprio nella pelle, i primi eventi di farli qui. Per cui se avrò l'appoggio di Lorenzo, venite qua e oltre che conoscere me, parlerete di viaggi. E vi assicuro che quando tornerete a casa non solo piangerete, ma
chiederete anche la separazione. No, questa è una, no, non credete, ma comunque abbiamo anche dei numeri di buon avvocato. Ok? Quindi ragazzi, vi saluto, è stata per oggi veramente per me un'emozione enorme. Anche per me, molto bene. Sentiamo l'Enduro Republic e alla prossima. In nome del Rules.